Immaginate di essere seduti a casa, bere un caffè e guardare un nuovo episodio della vostra serie preferita. E all'improvviso, boom, crash! Che cosa è successo? Niente di terribile, solo un meteorite che si è appena schiantato in cucina dopo aver rotto il tetto. Potreste pensare che questa storia sia del tutto inventata, ma è ciò che è realmente accaduto nel New Jersey durante la pioggia di meteore Itaquaridi, attiva dal 19 aprile al 28 maggio, con un picco dal 5 al 6 maggio. La roccia spaziale aveva le dimensioni di un panino. Era anche nera come la pece e pesava quasi 4 kg. Ha sfondato il tetto e ha colpito il pavimento in legno, rovinandolo. Quando gli abitanti della casa trovarono la roccia e la toccarono, era ancora calda. Per fortuna non era radioattiva e non c'era nessuno in casa al momento dell'arrivo dell'intruso. La cosa più sconvolgente di questo meteorite? Gli astronomi ritengono che possa provenire da una palla di neve cosmica che viaggiava molto, molto lontano dalla Terra. Per spiegarlo, dovrò parlarvi un po' di più delle Itaquaridi. Questo sciame meteorico è famoso per le sue meteore veloci che lasciano lunghe scie luminose. È prodotto dalla cometa Halley, che completa la sua orbita intorno al Sole ogni 76 anni. La cometa non visita la Terra dal 1986 e non tornerà prima del 2061. In questo momento si trova da qualche parte vicino alla costellazione dell'Idra, a più di 100 anni luce di distanza dal nostro pianeta. Ogni anno la Terra deve attraversare le scie di detriti lasciate dalle comete. Si scontrano con la nostra atmosfera, si disintegrano e creano bellissime strisce colorate nel cielo notturno. E questo accade ogni volta che Halley torna nel sistema solare interno. Il suo nucleo disperde nello spazio uno strato di ghiaccio e roccia che in parte raggiunge il nostro pianeta. Le autorità del New Jersey centrale ritengono che il meteorite che si è intrufolato in casa provenga da quella pioggia di meteoriti. Ma credo che tu stia riflettendo su un'altra domanda che confonde molte persone. Qual è la differenza tra tutti questi corpi spaziali? Voglio dire, ce ne sono così tanti che volano là fuori. Meteore, meteoriti, asteroidi, comete. Ok, cerchiamo di capirlo insieme. Un asteroide è un corpo roccioso in orbita attorno al Sole. Di solito non è molto grande e piuttosto inattivo. Le comete sono diverse e sono ricoperte di ghiaccio che normalmente evapora alla luce del Sole, formando una coma che è il nome dell'atmosfera di una cometa. Questa coma è composta da polvere e gas. Una cometa ha anche una coda, anch'essa composta da polvere e o gas. Un meteoroide è una piccola parte di una cometa o di un asteroide che orbita intorno al Sole. Se questo meteoroide riesce a intrufolarsi nell'atmosfera terrestre e a vaporizzarsi, è una meteora. Spesso viene chiamata stella cadente. Infine, se un meteoroide riesce a sopravvivere al passaggio attraverso l'atmosfera del nostro pianeta e atterra sulla superficie terrestre, diventa un meteorite. Se pensate che questi ospiti spaziali siano un evento raro, non è esattamente così. Ogni giorno il nostro pianeta viene colpito da oltre 100 tonnellate di particelle di sabbia. Circa una volta all'anno, un asteroide grande come un'automobile entra nell'atmosfera terrestre, si trasforma in un'impressionante palla di fuoco e brucia, fortunatamente prima di raggiungere la superficie del pianeta. Ogni 2000 anni circa, invece, un meteorite delle dimensioni di un campo da calcio colpisce la Terra, causando molti danni. E ora immaginate questo. Un asteroide enorme, davvero enorme, si sta avvicinando al nostro pianeta. Nessuno sulla Terra è in grado di prevedere la sua comparsa, né c'è qualcuno che possa fermarlo. Ecco perché presto l'asteroide si schianta sulla superficie della Terra. La forza della collisione è così potente che il visitatore spaziale non si ferma finché non attraversa la crosta a diversi chilometri di profondità. L'impatto lascia un cratere di oltre 160 chilometri di diametro. Migliaia di chilometri cubi di roccia solida si trasformano istantaneamente in vapore. L'impatto scatena una serie di disastri naturali che cancellano il 75% della vita sulla Terra. Le creature che erano abbastanza vicine da vedere lo schianto non sopravvivono per più di qualche secondo. Ancora più vicino al cratere d'impatto, il terreno viene ricoperto da migliaia di metri di cenere calda, graniglia e macerie. Diversi secondi dopo, tutto ciò che si trova a molti chilometri di distanza prende fuoco. Ciò che non brucia nei minuti successivi alla collisione va incontro a un destino diverso e ancora più terrificante. L'asteroide provoca un mostruoso tsunami, il più grande di sempre. Uno studio recente sostiene che fu migliaia di volte più potente di qualsiasi altra onda mai vista. Lo tsunami è stato così devastante da erodere i sedimenti del fondo marino di mezzo mondo. Un team di scienziati ha persino ricostruito gli eventi dei primi 10 minuti dopo l'impatto. E il modello ha mostrato che l'asteroide ha prodotto onde fino a 30.000 volte più grandi di uno dei più grandi tsunami mai registrati, quello del 2004 nell'Oceano Indiano. Probabilmente avrete già intuito che sto parlando di un evento reale, ovvero la collisione tra asteroidi che ha cancellato i dinosauri dalla faccia della Terra.
L'asteroide Chicxulub, come oggi lo conosciamo, si ritiene che provenga dalla parte più esterna del Sistema Solare. Questo corpo spaziale aveva un diametro di almeno 10 km. Si è schiantato nelle acque poco profonde del mare vicino alla penisola dello Yucatan. L'impatto è stato così potente da lasciare la sua firma sulla faccia del pianeta. Nel 2021 i ricercatori hanno scoperto che la collisione aveva scavato in profondità nella crosta terrestre nella regione dell'odierna Louisiana centrale. Ma eventi così devastanti quando un oggetto così grande minaccia gli abitanti della Terra si verificano molto raramente nell'arco di milioni di anni. Le rocce spaziali più piccole di 25 metri di solito bruciano nell'atmosfera del nostro pianeta causando pochi o nessun danno. Se un meteorite roccioso di dimensioni superiori ma inferiore ad un chilometro di diametro dovesse colpire la Terra, causerebbe danni locali all'area d'impatto. Una roccia spaziale con un diametro superiore al chilometro, invece, avrebbe probabilmente effetti a livello mondiale. E questi corpi spaziali non sono nemmeno i più grandi. Per fare un paragone, gli asteroidi che popolano la fascia principale degli asteroidi tra Marte e Giove possono essere grandi fino a 1000 chilometri. Ma potete stare tranquilli, sono troppo lontani e non rappresentano una minaccia per il nostro pianeta. I nostri scienziati imparano sempre di più su asteroidi e comete pericolose. Hanno persino istituito un ufficio di coordinamento della difesa planetaria, chiamato ESA. Questo ufficio garantisce che gli oggetti potenzialmente pericolosi vengano individuati il più presto possibile. Un oggetto è considerato potenzialmente pericoloso se si prevede che la sua orbita lo porti a meno di 8 milioni di chilometri dalla Terra. Dovrebbe inoltre essere abbastanza grande da raggiungere la superficie del nostro pianeta, con un diametro di oltre 30 metri. È interessante notare che l'impatto di un meteorite non è la cosa peggiore di cui preoccuparci. Alcuni scienziati avvertono che la cosa più pericolosa è l'onda d'urto prodotta da una meteora che si frantuma nell'atmosfera. Per esempio, una meteora, che in origine era un asteroide delle dimensioni di un edificio di 6 piani, è entrata nell'atmosfera del nostro pianeta nel febbraio 2013 e si è spezzata a 24 km dal suolo generando un'onda d'urto equivalente a un'esplosione gigantesca. Un visitatore spaziale ancora più grande si chiamava Meteorite di Tunguska ed è stato anche 10 volte più energico. Si frantumò in migliaia di pezzi sopra il fiume Tunguska nel giugno 1908, spianando oltre 2000 metri quadrati di foresta. Se il meteorite non fosse stato così grande, l'evento sarebbe passato inosservato a causa del luogo remoto in cui è avvenuto. Quindi è un bene che il 90-95% delle meteore non sopravviva alla caduta attraverso l'atmosfera del nostro pianeta. Solo quelli fatti di materiali più resistenti riescono ad arrivare fino a qui. Si ritiene che la maggior parte dei meteoriti provenga da comete, che sono molto più fragili degli asteroidi. Dobbiamo anche considerare la velocità di una meteora. Se una meteora si avvicina alla Terra a una velocità minore, ha più probabilità di sopravvivere alla collisione con l'atmosfera del nostro pianeta. Ciò significa che la meteora non brucerà completamente e alcuni suoi resti raggiungeranno il suolo.